entrati in studio, diamo il buongiorno al ministro Francesco Boccia, titolare degli affari regionali e delle autonomie. Buongiorno ministro, grazie davvero per essere tornato uno mattina. Ecco, buongiorno, la vedo nei nostri LEDWALL. Allora, c'è stato un importante vertice ieri, ne parleremo diffusamente, come anche, insomma, è tanta la carne al fuoco e quindi tante le cose di cui dobbiamo parlare, però non possiamo non partire da un elemento. Lei ieri ha detto, a proposito della crisi sanitaria, saremo fuori dall'emergenza entro l'estate. Io però le chiedo che cosa si aspetta per quel che riguarda la crisi politica. Per la verità, in questo momento raccontata soprattutto dai giornali, si aspetta che arriverà in Parlamento oppure si risolverà altrove? No, mi aspetto che le forze politiche che compongono la maggioranza continuino il confronto e facciano sintesi. È dovere delle forze politiche fare sintesi quando ci sono temi che meritano ulteriori approfondimenti. E noi siamo tutti impegnati non solo nell'emergenza sanitaria, ma sugli effetti dell'emergenza sanitaria. Da un lato, ognuno di noi ha il dovere di impegnarsi 24 ore al giorno per garantire ogni giorno il rafforzamento delle reti sanitarie, e dall'altro gli effetti della vita che stiamo facendo da quasi un anno ha prodotto un impatto sull'economia e sulla società che è sotto gli occhi di tutti, e un governo deve occuparsi rigorosamente di quello, ed è quello che sta facendo il Presidente del Consiglio con il sostegno di tutti i partiti della maggioranza. Se ci sono cose da chiarire si chiariscono, e dopodiché la democrazia parlamentare italiana a meccanismi di garanzie che conoscete tutti. Quando non ci si ritrova si va in Parlamento, mi pare scontato. Ministro, lei ha il non facile compito di coordinare il lavoro tra lo Stato e le Regioni in questi tempi, come dire, eccezionali. Da una parte la pandemia, ma per esempio anche la scuola, e mettere insieme le cose decisamente non è facile. Ieri c'è stato questo vertice che però si è concluso, diciamo, in termini positivi, anche a leggere le vostre dichiarazioni, sia la sua sia quella del presidente Bonaccini, che guida appunto le regioni. A quali conclusioni siete arrivati? Ma intanto abbiamo dato ulteriori certezze al piano dei vaccini. Non era semplice, non era facile, potete vederlo su tutti i paesi europei, ma l'Italia è partita sprombattuto. Questa mattina siamo oltre i 321.000 vaccini e si andrà avanti con una media di 70.000 vaccinazioni al giorno, e siamo pronti ovviamente ad aumentare nella misura in cui la distribuzione dei vaccini potrà aumentare. Ieri è stata una giornata importante perché l'EMA, l'Agenzia Europea, ha dato il via libera a Moderna, e si lavora senza sosta, ma è così da quando è scoppiata la pandemia. Ieri con le regioni abbiamo rafforzato il piano generale di vaccinazione. Il commissario Arcuri ha presentato il piano anche di arruolamento del personale che servirà soprattutto per la vaccinazione di massa. Come voi stessi avete raccontato più volte, in questi giorni ci si sta vaccinando dentro gli ospedali, quindi operatori sanitari, medici, infermieri, ospiti dell'RSA. E poi seguiranno tutti gli over 80, come più volte abbiamo sottolineato con il ministro Speranza. E questo lavoro lo si fa insieme, non lo fa solo il governo. Il governo, così come è sempre avvenuto dal primo momento, dalla ricerca dei dispositivi personali, ai ventilatori per le terapie intensive, a tutti i materiali, tutto quello che le sto raccontando e che stiamo raccontando è tutto molto trasparente, è tutto sui siti del governo, della Protezione Civile, degli uffici del commissario per l'emergenza. Sono state distribuite oltre 2 miliardi di mascherine in quest'anno agli italiani, ovviamente distribuiti nei luoghi in cui servivano, e continua questa distribuzione grazie agli apparati dello Stato, grazie alle forze armate, che non smetteremo mai di ringraziare. Ci sono ogni giorno strutture dello Stato che supportano altre strutture, penso agli ospedali militari che non si sono mai fermati, in
supporto alle reti sanitarie ordinarie. E questo è un lavoro che facciamo quotidianamente con le regioni, non potrebbe essere fatto solo dalle regioni perché non ne avrebbero la forza, non può essere fatto dallo Stato perché non avrebbe la forza e la capillarità delle regioni. Insieme uniamo le forze e questo sta garantendo la tenuta del nostro straordinario sistema sanitario. Guardi, noi abbiamo donne e uomini negli ospedali che stanno facendo un lavoro eccezionale, fuori dagli ospedali, mi riferisco ai medici di base, a tutti i sanitari che ci consentono ogni giorno di riuscire a rispondere alle esigenze di tutti. Senta Ministro, secondo lei c'è il rischio di un nuovo lockdown? Glielo chiedo perché, come abbiamo visto, Gran Bretagna e Germania hanno fatto ricorso a questo strumento di restrizione severa per quel che riguarda la popolazione, pur essendo, come abbiamo raccontato, diciamo abbastanza avanti sul fronte della quota popolazione vaccinata. Beh, noi siamo poco dietro la Germania. E la strada è lunga per noi, è lunga per la Germania ed è lunga per la Francia, per la Spagna e per tutti gli altri paesi. No, noi abbiamo scelto, dopo il lockdown nazionale di marzo-aprile, che è stato un lockdown molto duro e che tutti abbiamo vissuto, siamo riusciti a farlo perché l'Italia si è tenuta per mano. E nella seconda ondata abbiamo scelto chiusure territoriali in funzione della condizione epidemiologica delle regioni e questo sistema ha funzionato. Ha funzionato perché noi abbiamo portato l'indice di contagio, l'RT, da 1,72 a 0,8, ma come avevamo detto e come avevamo previsto, la terza ondata avrebbe incrociato la seconda. In questo momento c'è la terza ondata di fatto in tutta Europa. I paesi che ha citato sono messi tutti dal punto di vista dell'indice di contagio molto peggio dell'Italia e questo deve servirci di insegnamento. Dobbiamo continuare con la territorializzazione, ovviamente abbiamo le briglie molto tirate perché non possiamo consentire alle nostre reti sanitarie di indebolirsi mentre facciamo le vaccinazioni e mentre curiamo i pazienti nelle aree mediche e nelle terapie intensive. Perciò serve ancora pazienza, serve ancora rigore, serve ancora serietà, sapendo che siamo sul rettilineo finale. È un rettilineo lungo, non è un rettilineo breve, ma ieri non casualmente abbiamo parlato di estate perché la campagna di vaccinazione mese dopo mese mette in sicurezza le fasce più deboli e più fragili e ci fa vedere la luce. E continueremo con le misure territorio per territorio perché hanno dato i risultati sperati e ci fanno evitare il lockdown nazionale. Senta Ministro, probabilmente è stato messo abbastanza poco in luce il risultato complessivo della vaccinazione in Italia, perché in fondo siamo secondi dopo la Germania e terzi dopo Israele, però è anche vero che l'Italia è lunga e la differenza tra le regioni è consistente e per qualche verso preoccupante. Cosa si può fare, cosa state facendo per omogeneizzare i risultati della campagna vaccinale? Intanto guardi, i vaccini sono arrivati da pochi giorni. Io insomma capisco l'attenzione di tutti sull'analisi, sulla vivisezione anche dei dati, ed è giusto che sia così perché il sistema deve essere molto trasparente. E noi siamo stati i primi a pretendere che fosse controllata ogni azione del governo. Tutto quello che facciamo è tutto online, dalla distribuzione dei materiali anche a quanti vaccini vengono fatti giorno per giorno, e questo lavoro è fatto sia su scala nazionale che su quella regionale, territoriale. E ci sono regioni che stanno avendo performance eccellenti e le potete controllare giorno per giorno. Insomma, se tutte le regioni toccassero il 70, 80, 90% probabilmente saremmo anche primi rispetto alla Germania, ma questa non è una corsa, non è una competizione. C'è una differenza forte tra alcune regioni e altre regioni. Il Lazio è molto avanti, altre sono molto indietro. E stiamo aiutando le regioni che sono molto indietro. E ci aspettiamo questa settimana che la Lombardia recuperi il terreno perso nei giorni scorsi, così come deve recuperare
qualche altra regione, mi riferisco a Calabria e Sardegna, ma non ci possono essere pagelle. Quando una regione rimane un po' indietro, il sistema prova ad aiutare quella regione andando incontro rispetto alle esigenze che quella regione ha. E in queste ore le regioni che avevano vaccinato meno stanno vaccinando di più. Questo vale per quelle che ho citato e vale per tutte le altre. Quello che noi dobbiamo fare è mettere le regioni nella condizione quotidiana di poter avere i vaccini che richiedono, ed è quello che stiamo facendo. Ovviamente non è un lavoro semplice, è un lavoro che si riesce a fare grazie all'impegno delle Forze Armate. Approfitto per ringraziarle ancora, perché è dall'inizio della pandemia che Esercito, Aeronautica, Marina Militare stanno facendo un lavoro doppio, triplo. Non solo stanno difendendoci e stanno facendo il loro lavoro tradizionale, ma stanno dando un supporto incredibile alle nostre reti sanitarie, così come le forze dell'ordine. Molti medici volontari, molti infermieri sono stati trasportati spesso su mezzi della Guardia di Finanza, i carabinieri, della polizia. Insomma, c'è un lavoro dietro che non si fa con la bacchetta magica o né si modificano alcune cose con i dibattiti che ogni tanto diciamo ascoltiamo. Va bene, il dibattito nel salotto serve a mettere in evidenza gli errori di chi lavora H24, ma le garantisco che tutto quello che avviene con un sacrificio di decine e decine di migliaia di donne e uomini degli apparati dello Stato. Grazie davvero al Ministro Boccia per essere stato con noi, le auguriamo un buon lavoro a questo punto, grazie, e l'aspettiamo presto per un ulteriore punto. Adesso